Che ci facciamo qui? Avrà saputo che sto cercando qualcuno per il posto di vice direttore. Ah sì? Ho pensato di darlo a lei. Ma poi ho cambiato idea. Stasera nominerò Corradi vice direttore generale. Non se la prenda, Notte. L'azienda è piena di vice direttori. No, per lei ho in mente dell'altro. Ha presente Chiquita? La banana 10 lode, ha presente? Beh, un tempo si chiamava United Fruit Company. Avevano enormi piantagioni in Guatemala e controllavano il governo con dittatori compiacenti. Per questo la chiamavano la Repubblica delle Banane. Ma poi nel 51 ci furono libere elezioni e divenne presidente il colonnello Arbenz. E la prima cosa che fece fu sequestrare i terreni alla United e nazionalizzarli. Un vero disastro per la compagnia. Beh, allora sa che fecero? Ingaggiarono un pubblicitario. Lui pose il problema in modo diverso. Non era in ballo il profitto di una multinazionale. Era in ballo la libertà dell'America. Organizzò finte manifestazioni anti-americane a Città del Guatemala, aprì un ufficio stampa e cominciò a tempestare i quotidiani con la notizia che Arbenz era al soldo di Mosca e che dal Guatemala sarebbe partita l'invasione per gli Stati Uniti. Dopo pochi mesi gli Stati Uniti bombardarono Città del Guatemala spacciandola per una guerra di liberazione e restituirono i terreni alla United Fruit. Sì. Sì, è una bella storia. Ma io cosa c'entro? Dobbiamo salvare la Repubblica delle Banane.